Questo è il secondo appuntamento importante di Padova al Cogne. Quando a maggio dell'anno scorso è maturata l'iniziativa della manifestazione in Piazza Garibaldi, ci siamo accorti che all'interno del tessuto cittadino, ma non solo, ovviamente, c'era una grandissima voglia di fare emergere una volontà di accoglienza che contrastava con quello che era l'atteggiamento tenuto da molte amministrazioni locali, sia quella cittadina che quella della provincia. C'era stato un pretesto che era quello dell'appartamento in centro a Padova, via Carlo Leoni, su cui era stata montata una discreta campagna mediatica e una opposizione feroce da parte delle autorità cittadine che ha determinato appunto questa ribellione. Il percorso di Padova accoglie da quel momento, che non è neanche una struttura, è un'associazione trasversale che è partita soprattutto dalle esperienze della pratica dell'accoglienza di questo ultimo anno, con particolare riferimento alla... Grazie mille, gentilissimo. Un particolare riferimento ovviamente alla cooperativa di Don Luca Favarini, Percorso Vita, che era stato oggetto di attacco in quell'occasione, con riferimento anche alle numerose iniziative di sostegno ai migranti come Libera la Parola, che era una struttura che opera ormai da più di 2 anni nell'ambito dell'integrazione culturale e dell'insegnamento. A partire da questo si sono determinati dei percorsi. I percorsi sono stati accompagnati anche in pochissimi mesi da nuovi elementi che sono emersi a livello sia locale che nazionale che europeo, e in particolare abbiamo visto come la dinamica delle migrazioni in quest'ultimo periodo si sia amplificata soprattutto con le vicende dei confini dell'Ungheria, della Slovenia e con le prese di posizione di alcuni governi, tipo quello tedesco, rispetto al fenomeno dell'immigrazione. E come sempre il problema delle barriere è stato l'unico su cui si sono concentrate le risposte per opporsi a questo fenomeno. Noi fin da subito avevamo detto e dichiarato che il problema non era quello di costruire delle barriere, non era quello di bloccare le navi, e nel nostro caso sono i boat people che ci arrivano sulle coste, perché bloccare le navi non significa risolvere il problema, ma significa amplificare il disastro in cui si trovano i ragazzi e le ragazze che arrivano e che spendono parte della loro vita per riuscire a raggiungere una dinamica di vita migliore. La grande risposta che c'è stata in questi mesi è stata soprattutto dovuta a iniziative private e di volontariato. È ovvio che queste non bastano. Nella pratica dell'accoglienza, quello che è emerso, soprattutto in quest'ultimo periodo, è il fatto che non è l'emergenza il problema vero e proprio. L'emergenza è un problema di dignità con cui devi accogliere le persone, ma è un problema temporaneo, nel senso che questi ragazzi arrivano, pensano di essere al sicuro e stanno qui un anno e mezzo, dopodiché il resto della vita che hanno davanti, su cui non si sta facendo nessuna opera di prefigurazione, di scenario, di soluzione di quella che è una possibile integrazione all'interno del tessuto sociale nostro. Se da un lato abbiamo amministrazioni che continuano a dire che l'accoglienza non si fa, e ce ne sono molte, e che non bisogna farla, ci accorgiamo che questo atteggiamento porta a un livello di degrado, soprattutto nelle amministrazioni in cui questa cosa viene portata avanti, che è dovuto al fatto che si ostacolano i percorsi di accoglienza. I percorsi di accoglienza non si possono bloccare, per fortuna c'è chi li fa, e ovviamente se le amministrazioni si comportano in maniera conseguente, creano e ottengono il risultato di non avere problemi a livello di tessuto sociale, a livello di degrado. Quindi noi pensiamo che sia importante, a questo livello Padova Accoglie si era ipotizzato di fare una manifestazione proprio contro il degrado, paradossalmente, che è quello che viene addossato
a questo fenomeno come risultato. Il risultato delle grado è proprio l'opporsi a questo fenomeno e far finta che non esista. Sappiamo tutti che esiste e che su questo bisogna creare il massimo di organizzazione e di impegno delle risorse possibili. C'è stata una modificazione all'interno del tessuto sociale e amministrativo della provincia di Padova, perché siamo partiti dall'inizio in cui le reazioni delle amministrazioni locali ai percorsi di accoglienza erano del tutto negative e molto mediocri dal punto di vista della consistenza culturale e politica, ad altre invece che hanno affrontato il problema e hanno aiutato a risolverlo. Facciamo riferimento per esempio al comune di Rubano con la Santa Donna, che è il sindaco del comune di Rubano, che quando è stata prospettata l'ipotesi di fare un'accoglienza in centro a Sarmeola non si è opposta e anzi ha fornito strumenti importanti, tipo alcuni assessori che hanno messo a disponibilità per esempio quello dello sport, ma non solo, e ha favorito percorsi non di contraddizione ma di coinvolgimento. Di recente, proprio nel fare la pratica dell'accoglienza, ci siamo accorti, valutando quelle che sono le varie esperienze che ci sono, che non è detto che ci sia un modo unico e giusto di prevederla. Noi pensavamo per esempio che il percorso delle microaccoglienze fosse l'unico possibile. E probabilmente invece, valutando quello che sta succedendo in questo periodo, in cui cominciano per esempio ad arrivare i primi dinieghi al diritto di asilo, grazie al lavoro della commissione padovana, ci siamo accorti che i ragazzi che stanno entrando in strutture più grandi reagiscono molto meglio e hanno la possibilità di avere degli strumenti e dei modi di operare per il loro coinvolgimento diversi da quelli che hanno per esempio i ragazzi che stanno in 6 in un appartamento. Faccio per esempio riferimento alla struttura di Este, che è una di quelle appena aperte, che fatalità, in parte grazie all'attenzione non negativa data dall'amministrazione, in parte grazie al buon lavoro fatto per esempio dalle parrocchie, in quel caso, non tutte le parrocchie sono uguali, è una esperienza che è nata sotto gli auspici della non contraddizione col territorio. Anzi, se vi ricordate i titoli sui giornali recenti, erano tutti d'accordo sull'accoglienza est, perché lì si è potuto costruire un progetto, ci sono 4 persone assunte che stanno attorno a questi ragazzi, c'è stato un accordo col Tamiso per l'agricoltura biologica e per l'orto biologico, ci sarà il cinema all'aperto, ci sarà un rapporto col territorio fatto in un certo modo. Certamente queste cose non le puoi fare in una microstruttura di 2 o 3 persone o 6 persone, che fondamentalmente ha più lo scopo di nascondere il problema che invece di costruire invece un progetto sonoro. La cosa assolutamente nuova che sta avvenendo adesso e su cui noi ci siamo mossi e spesi molto è proprio perché, facendo e seguendo le pratiche di accoglienza, ci siamo accorti che manca totalmente la progettualità per il futuro. Non c'è nessuna progettazione a livello centrale che sappia individuare a che scenari stiamo andando incontro. Da un lato noi abbiamo una certezza, che è questa, che entro 20 anni, cioè domani, ci saranno 2 lavoratori ogni pensionato. E questo per parlare solo dell'aspetto demografico. E l'età dei lavoratori sta progressivamente, mediamente, aumentando. Quindi è palese a tutti che questo sistema così non può funzionare. In un momento di crisi come questa, se non si prefigura la possibilità di integrare milioni di persone che possono entrare in una nuova dinamica sociale, socio-politico-economica, vuol dire che non capiamo quanta ricchezza potenziale abbiamo davanti e quanta pochezza progettuale abbiamo altrettanto davanti. Siamo rimasti piacevolmente stupiti quando abbiamo cominciato non solo a frequentare in qualità di relatori alcuni master che sta facendo l'università, ma abbiamo incontrato attenzione su certi ambienti istituzionali dell'Università di Padova e abbiamo prospettato proprio questa necessità. Cioè, facendo la pratica accoglienza, ci siamo accorti che abbiamo bisogno di idee. Qualcuna le abbiamo, ovviamente abbiamo anche un'istituzione che dovrebbe rappresentare l'eccellenza padovana, visto che Padova per adesso è rappresentata abbastanza male per quanto riguarda, male dal nostro punto di vista, per quanto riguarda la
la rappresentanza proprio dell'essenza di Padova, della sua intelligenza e del suo modo di porsi rispetto all'esterno, abbiamo un'università che ha una storia meravigliosa e a cui noi siamo andati a chiedere non risposte per adesso, perché credo che siano difficili da dare, ma studio. E il convegno studio. Sì, studio. Noi abbiamo bisogno di studio, di persone che siano in grado di capire cos'è questo fenomeno, di studiarlo, di dare risposte socio-politiche, psicologiche, storiche, geografiche, agricole, di tutti i tipi, economiche e sociali, perché siamo convinti che senza un'apertura su questo fronte non si coglierà quello che è la sua soluzione. Quindi questo convegno a cui Padova accoglie ha collaborato per realizzarlo, è un primo passo con l'Università di Padova, con la CERMI. È un primo passo, perché a questo dovranno necessariamente seguirne altri, parallelamente con la maturazione che avviene nel fare la pratica dell'accoglienza. Noi dobbiamo capire che, avendo seguito alcune di queste strutture, faccio ad esempio il percorso vita, adesso ha 140 richiedenti asilo che sta seguendo e 20 persone ne ho assunte. Quando si va alla ricerca di personale in grado di gestire queste case, al contrario, sì, appunto, assunte a tempo indeterminato, per cui tanto per capire l'entità del fenomeno, e le casse della cooperativa sono vuote in questo momento, per dire come vengono usate le risorse. E quando si va alla ricerca di personale adeguato a gestire questa cosa, non se ne trova, cioè è già difficile. L'università la sta facendo questo tipo di strutture, dei ragazzi che lavorano, perché in un anno acquisiscono competenze sui conflitti interetnici, interreligiosi, sull'istruzione, sui rapporti con le istituzioni, sul medico sanitario, su tutto. Se non è l'università che si preoccupa, e noi pensiamo siamo già in ritardo adesso, di costruire decine di migliaia di persone in grado di gestire questo fenomeno, vuol dire che perdiamo un'occasione. E questo è un aspetto. La mattina, quindi alle 9, ci sarà questo convegno nell'aula magna del BO, che proverà a dare, anche se ci sono già altri livelli di studi, ma noi partiamo proprio dai livelli minimali per riuscire a costruire un percorso anche successivo di integrazione dello studio su questo fenomeno. Al pomeriggio alle 14.30 inizierà qua in Sala Anziani un'assemblea regionale che vedrà anche la partecipazione di Guido Viale, che è, andate a vedere su internet, credo che sia per me uno dei più stimolanti pensatori sul fenomeno proprio di... Salvo che non cambino idea, ma non dovrebbero, non dovrebbero, anche se in effetti diciamo che a certi proclami o uno fa seguire, mi tolgo un piccolo sassolino, cioè voglio dire, c'è qualcuno che quando è stato occupato l'appartamento in centro ha detto che se si facevano ancora accoglienze a Padova avrebbe fatto le barricate. Mi riferisco a Pellizzari, che è responsabile dell'associazione delle botteghe del centro. Bene, i ragazzi di via Carlo Leoni, come previsto, sono venuti da via perché la casa era in ristrutturazione e si sono spostati quasi sopra il suo negozio come dislocazione. Allora, noi vediamo, perché quando uno fa dei proclami dovrebbe andare di conseguenza, come quando qualcuno dice che non bisogna fare le accoglienze, sennò chissà cosa succede, o lo fa, oppure vuol dire che parla solo per parlare. Allora noi diciamo, non ci interessa rapportarci alle amministrazioni negative, ci interessa fare dei percorsi di valorizzazione, perché siamo sempre noi in ritardo, e noi che la facciamo e la seguiamo ci rendiamo conto di essere in ritardo nella possibilità di dare il massimo su quello che sta accadendo. Quindi la giornata si svilupperà alla mattina col convegno, al pomeriggio con questo. Nel frattempo, dopo, Mac Calegari ha fatto anche una bellissima iniziativa culturale e artistica che si intreccia con queste due iniziative, che dopo confluiranno tutte qua in Piazza Corte. Solo una precisazione, Padova accoglie, come la definiamo, un'associazione, quindi? È un'aggregazione. Ci dite qualche elemento dei componenti?